Ehi, hey, questa mattina giù al parco, sai sì, parlava di quando ci si allenava nel fango, il mondo lo si scopriva giocando. Ciao a tutti dal vostro Ludoce, quest'oggi parleremo dei tre match che hanno avuto luogo ieri, tra cui appunto l'Italia contro la Giamaica, però partiamo subito con il match delle 15 che ha visto il Giappone contro la Scozia. Il Giappone trionfare per ben 2-1 contro la Scozia nella prima partita della seconda giornata del girone D. Innanzitutto partiamo con una cosa vi avevo detto. Ve l'avevo detto io che Mana Iwabuchi deve sempre giocare titolare, non metterla al 60esimo del secondo tempo, al 70esimo del secondo tempo. Ed è proprio lei che sblocca la partita dopo un inizio di Giappone, inizio di primo tempo con il Giappone in grandissimo vantaggio, per il mio grandissimo gol, o meglio il tiro era molto bello, anche se poi centrale sotto la traversa. Probabilmente Alexander, l'estremo difensore della Scozia, non l'ha visto partire, quindi è arrivato un po' a ridento, non si è neanche buttata. 1-0 per il Giappone, che poi raddoppia con un gol appunto alla poco prima, qualche minuto prima della fine del primo tempo. Ricordiamo che c'era anche Irrati al VAR, e quindi insieme il VAR, insieme al direttore di gara, alla direttrice di gara, ha assegnato questo calcio di rigore per il Giappone, che la giocatrice, l'attaccante giapponese, ha trasformato per il 2-0. La Scozia, diciamo, ha rischiato molto in questo primo tempo, addirittura di subire un altro gol con la traversa, appunto, se non sbaglio, ancora di Mana Iwabuchi. E 2-0, si va all'intervallo e lì che cambiano un po' di cose. Il Giappone cala molto, a premio, anche con i cambi. C'è stato questo cambio rigenerazionale per quanto riguarda le nipponiche, le Nadeshiko, e quindi si è visto questo tallone d'Achille del Giappone, che secondo me potrebbe arrivare in finale se riesce a giocare benissimo i primi tempi, perché il primo tempo già si è visto la differenza con il secondo. Il secondo tempo la Scozia è uscita molto fuori, ma perché? Perché l'allenatrice scozzese non ha messo in campo, secondo me, i migliori. Lana Cleland, che probabilmente è stata tutto l'anno con dei problemi fisici, quindi probabilmente era per quello che non l'ha messa dall'inizio. Però Emsley va messa dall'inizio, perché Cuthbert era l'unica che veramente cercava di smuovere la squadra, di essere la partecipante numero uno alle azioni offensive, cosa che hanno fatto ben poco, per esempio, altre giocatrici importanti della Scozia. La Scozia è stata sfortunata molto in un paio di circostanze, con due rigori non dati, non concessi e neanche vista al VAR. Personalmente almeno uno doveva essere visto. C'era un fallo di mano, se non abbastanza plateale. Lì Errati probabilmente ha definito la distanza il fattore più importante per non assegnare quel calcio di rigore, perché la distanza era minima, però il braccio era molto largo sul tocco di Cuthbert. Quindi sinceramente io uno dei due rigori l'avrei dato, perché anche quello prima era molto dubbio, il contatto c'è stato, non ha preso la palla, probabilmente anche il VAR l'ha ritenuto contatto non eccessivo, non estremo da calcio di rigore. La Scozia ha attaccato molto, devo dire la verità, anche il Giappone l'ha fatto, sarà un bellissimo secondo tempo secondo me questo. Il gol è arrivato alla fine su un errore peraltro del Giappone, palla regalata alla McLelland, che non ci ha pensato su col sinistro, tira a scavalcare il portiere, 2-1 meritatissimo della Scozia. Purtroppo però la Scozia con questa sconfitta rimane a 0 punti, il Giappone va a sale a 4 in attesa del match tra Argentina e Inghilterra che si è svolto ieri sera, l'Inghilterra-Argentina che si è svolto ieri sera, ora tra poco ve lo dirò. Quindi 2-1 per il Giappone, che per un tempo l'ha giocato benissimo, il suo tempo è calata molto, la Scozia probabilmente avrebbe meritato poco e probabilmente anche il pareggio, sarà anche sfortunata con un palo probabilmente a un metro di distanza dalla porta, sempre con la Cuthbert, probabilmente la migliore in campo o comunque la migliore della Scozia. E il Giappone ha giocato da squadra come sempre e alla fine ha portato a casa i 3 punti. E ora passiamo all'Azzurra, grandissima vittoria dell'Azzurra per 5-0, una vittoria netta, limpida, pulitissima. E anche il calcio di rigore iniziale c'era tutto su Barbara Bonanzia, che ha superato in sprint la difensore, appunto il difensore della Roma, Alison Swaby, e l'ha messa dentro poi Girelli, un rigore peraltro ribattuto per un mal posizionamento dell'estremo difensore Snyder della Giamaica. Per la nostra fortuna 1-0, è lì che secondo me si è sbloccata proprio la partita, si è bloccata ancora di più l'Italia, che già era partita bene, anche se poi un'occasione ce l'ha avuta anche la Giamaica all'inizio, per un'occasione ghiotta, però ce l'ha avuta. E il 2-0 è arrivato su un altro gol, cross in mezzo, corner, battuto benissimo da, se non sbaglio, Valentina Cernoia, e
tocco di coscia di Cristiana Girelli che ne fa due e poi arriva il terzo gol all'inizio del secondo tempo con sempre con la Girelli su una papera, diciamo, dell'estremo difensore. E poi da lì diventa tutto facile, diventa una discesa per l'Azzurra clamorosa, veramente grandissimo gol di Chieglia Galli che insomma arriva, entra dalla panchina e ne fa due, uno più bello dell'altro, il gol appunto della giocatrice, della centrocampista della Juve. E qui si è visto tutto il blocco Juve, anche nella partita inaugurale di debutto contro l'Australia ha segnato Bonanza anche della Juve, qua ha segnato Girelli che della Juve, tre gol e due gol Chieglia Galli, quindi insomma, che dire, la Giamaica non era chiaramente all'altezza e rimane a 0 punti, l'Italia va a 6. A questo punto bisogna attendere la terza giornata perché l'Italia giocherà contro il Brasile e innanzitutto è fondamentale aver fatto 5 gol, proprio la differenza reti. Basterà, a noi ci basterà vincere o vincere per modo di dire, o pareggiare, comunque se ci basterà pareggiare, fare un punto e così arriviamo primi nel girone, altrimenti c'è il rischio addirittura arriviamo terzi o secondi. È meglio arrivare primi perché così si potrebbe incontrare la terza classificata del girone A o del girone B, quindi potrebbe essere un Nigeria o Cina per esempio, per dire una, non lo sappiamo ancora, però un Nigeria o Cina, e sinceramente al posto della Francia o di altre squadre preferisco la Nigeria o la Cina. Ora però vedremo perché nulla è dato per certo fino adesso. Grandissima vittoria dell'Italia, appunto 5-0, ci avete fatto sognare e speriamo che lo fanno anche col Brasile, anche se forse sapete la partita meno attesa in quanto comunque l'Italia già alle ottavi, indipendentemente dal fatto se arriva terza o prima, comunque si è già all'ottavi con 6 punti, quindi nettamente agli ottavi, e a quel punto è chiaro, è una questione di brillantezza. L'Italia che ho visto è un'Italia che può battere anche il Brasile, perché il Brasile in difesa veramente lascia molti buchi, molti spazi, è molto imprecisa, e quindi con l'attacco che abbiamo, con la squadra, con la tattica che abbiamo, secondo me possiamo anche vincere la partita contro il Brasile, contro questo Brasile, poi chiaramente se poi incontriamo una Marta al 100%, una Cristiana al 100% diventa molto difficile. Però poi anche tatticamente le azzurre mi sono sembrate molto molto in palla. Quindi grandissima vittoria 5-0 e ce la prendiamo tutta. Ora parliamo dell'Inghilterra contro l'Argentina, vittoria per 1-0 appunto degli inglesi. Qua parliamo della seconda giornata, seconda partita ovviamente del girone D. E prima di questa partita l'Inghilterra era a 3 punti, con il Giappone a 4, salito con la vittoria sulla Scozia, la Scozia a 0, l'Argentina a 1, visto che l'Argentina ha pareggiato con il Giappone nella prima partita di questo girone. L'Inghilterra batte 1-0 con gol di Jolly Taylor, che ha preso il posto, diciamo, o meglio, non che ha preso il posto, che è stata messa a titolare da Phil Neville, e devo dire, sarà la scelta giusta, diciamo che Correa nel primo tempo e anche parzialmente nel secondo, il portiere dell'Argentina ha salvato la prova nazionale per ben 3-4 circostanze, anche parato un calcio di rigore su Nikita Perris, che peraltro l'aveva segnato nella partita inaugurale contro la Scozia, e stavolta però è stato molto brava Correa ad indovinare l'angolo e a parare il calcio di rigore. Una partita secondo me molto bella, altissimo ritmo per merito chiaramente dell'Inghilterra, l'Argentina il ritmo era sempre molto blando, molto basso, non da grande squadra, mentre l'Inghilterra per il mio, insieme agli Stati Uniti, alla Francia, alla Germania, rimane una delle quattro favorite. L'Italia è un outsider, perché? Perché dipenderà sempre dagli ottavi. Chiaro che quando arrivi ai quarti, là puoi pensare davvero di arrivare in finale, Cioè gli ottavi già ancora sono un po', capito, una via di mezzo, dici vabbè siamo arrivati agli ottavi ora, però se siamo fortunati e vinciamo, per esempio incontriamo per esempio la Nigeria, speriamo, se arriviamo primi, e allora lì c'è il rischio veramente che puoi vincere anche contro la Nigeria, perché la Nigeria non mi sembra una nazionale all'altezza dell'Italia, di questa azzurra, ecco. Però staremo a vedere. Comunque l'Inghilterra domina praticamente il match, ancora il catenaccio che io odio di Borrello, là come si chiama, l'allenatore dell'Argentina, che non cambia, cioè nonostante la squadra stesse perdendo non ha cambiato il modulo, ha cambiato forse qualche giocatrice, ha tolto Stefania Banini che sinceramente era l'unica che lì in campo faceva qualcosa, ha messo qualche altro attaccante ma senza poi esporre troppo la propria formazione, la propria squadra, quindi a per mio errore dell'allenatore dell'Argentina, che non ha osato rischiare, gli devi rischiare, stai perdendo 1-0, sai che la tua squadra non va avanti,
è chiaro che se poi trovi la vittoria con la Scozia, beh, 4 punti, clamorosamente potresti arrivare agli ottavi in maniera anche non meritata, per mio, perché non, questo gioco così non è ovviamente da merito, non fai neanche un tiro in porta. Sinceramente, forse ne ha fatto uno molto semplice per l'estremo difensore dell'Inghilterra. L'Inghilterra altissimo ritmo, quando perde un po', cade un po' il ritmo, chiaro che perde un po' l'intensità e quindi perde un po', tra virgolette, la trebisonda, ma ha giocatrici fantastiche, Lucy Bronze una di queste. Ma devo dire che ieri tutti, Bat Mead, a Nikita Paris, a Jody Taylor, la stessa Lucy Bronze, tutte state molto brave. Chiaro, dal punto di vista difensivo non era partita molto difficile, non è stata una partita molto difficile per l'Inghilterra, però altissimo ritmo e l'abbiamo vista ancora. Vi ho detto un po' tutto, quest'oggi giocheranno, se non sbaglio, Olanda, Camerun e Nuova Zelanda, Canada, quindi due partite a premio, non con molti gol, ma come ci ha già dimostrato la prima giornata di questo girone, staremo a vedere. Ci risentiamo domani con un altro video appunto di queste due partite appena citate. Dal vostro Ludoce è tutto, ragazzi, a domani, ciao a tutti! Si vede dagli occhi.